avevano accolto come una nuova versione di Antigone molti corpi stanziati. Avevano accolto anche il corpo di una donna gravida. Sentì così profonda pietà per lei che volle seppellirla sotto la cinta del muro del cimitero, quasi nascondendola allo sguardo discreto degli altri. Ebbene, noi vedemmo quella tomba e fummo sorpresi di vedere che su quella piccola tomba era sotto un grande maestoso coreano. Ci può essere un libro che cade nel mare, dimenticato. Maria Zambrano diceva che c'è una storia apocrifa, che è quella scritta sui libri, quella che ci insegnano a scuola, dove impariamo tanti nomi di imperatori, di papi, di grandi, dimenticando la storia dei piccoli. Ebbene, quel piccolo, quel grande angolo di Leandro oggi appartiene a tutti noi. Ecco perché vogliamo dare la parola ora a Giuseppe Piccolini per accogliere la sua testimonianza e condividere con lei questa resistenza non violenta, pensante,